prossimo weekend tornerà la Formula 1. La Formula 1 degli albori, quindi a porte aperte, si prevede un pubblico di 600.000 persone. Quali sono le tue sensazioni a riguardo? Io sono molto contento, sono molto gasato perché finalmente dopo 2 anni in cui non siamo potuti tornare sugli spalti a vedere la Formula 1 abbiamo di nuovo questa possibilità. Sappiamo tutti che per Imola la Formula 1 è una cosa molto sentita perché ci ricorda i tempi di Michael Schumacher di quando vinceva, della tosa piena, della rivassa gremita, di tutte le tribune piene, piene di rosso, dei boati, della gente e dei concerti. Quindi dopo questi anni di stop, penso che sia un grande traguardo per la nostra città, comunque per iniziare con il piede giusto. Mio nonno ha sempre seguito la Formula 1 e recentemente io e mio fratello abbiamo iniziato anche noi a No, anch'io col fatto della pandemia, c'era più tempo, comunque ho iniziato anch'io a guardare la Formula 1 e ovviamente molto contento perché era ora che tornassi per l'appuntamento. Se dovessi chiedervi che cosa vi piace di più della Formula 1, così, cosa mi Fatto. Parlo per me che si è finalmente ritornata competitiva, cioè dopo la solita, diciamo, storia che si è verificata negli scorsi anni, che hanno sempre vinto lo stesso pilota, con l'anno scorso però appunto è ritornata a essere competitiva e coinvolgere più e più piloti. E invece io faccio sport, mi piace molto lo sport, la competitività e tutto quello che si crea attorno. E se dovesse vincere la Ferrari, cosa pensate che potrebbe succedere qua a Imola? Allora, mi sa che hai preso male perché noi entrambi siamo tifosi. Mercedes. No, vabbè, ben venga, alla fine è meglio la Ferrari che la Red Bull. Assolutamente. Come vedi questo ritorno? Non seguo la Formula 1, non l'ho mai seguita. Però dai, è una cosa bella, che a livello sì della città di Imola sia una cosa molto bella, insomma in molti ricordano i tempi d'oro della Formula 1 a Imola, per cui penso che sia una cosa molto bella per la città. E sono molto contento, non vedo l'ora veramente che inizi questo Gran Premio. Se la Ferrari dovesse vincere a Imola, altro che europei, cioè nel Vero, senso, eh? è la fine.